si impregna generosamente il vecchio fasciame dello scafo e facciamo più passate. C-System 1010 CFS è molto fluido e viene assorbito molto facilmente. Lo stucco fatto con 1010 CFS Microfiller Powder, oltre che aderire perfettamente, serve a dare la struttura e la continuità del nuovo fasciame, perfettamente integrato e solidale col precedente, anche nei punti dove la tavola non tocca perfettamente perché fa ponte. L'applicazione con la spatola dentata permette che le cuspidi siano schiacciate agevolmente e formino uno strato uniforme. Le strisce sono numerate per rispettare il giusto posizionamento. In alcuni punti le strisce non assecondano l'andamento delle forme dello scafo perché le curve sono diverse. Basta cambiare direzione alle strisce anche di lunghezze decisamente inferiori, mantenendo sempre l'incrocio a X con la fibra del fasciame. Pure cambiando l'andamento della ricopertura, le fibre restano sempre trasversali a formare una X rispetto alla struttura longitudinale. La qualità del legno, poi, si evidenzia con la linearità delle fibre e la presenza di nodi e di deviazioni significa legno meno resistente. Ecco la linearità della fibra. Ecco come le fibre del replacking incrociano la fibra longitudinale dello scafo. In ambedue i casi formano una X. Qui si fa la ricopertura
della parte di poppa. Si tolgono, dopo averle sollevate, le grappe. La barca poteva essere rivestita anche con tessuto di vetro. Abbiamo preferito il legno perché lo scafo mostrava molte irregolarità e il maggiore spessore della nuova fasciatura lo rende più uniforme. Questo tessuto ha trame ordito di cui questo resta longitudinale alla fibra del legno e al comento e va a rinforzare la fibra del legno che per sua natura è già fortissima. La sola fibra che porta forza nuova allo scafo è quella che va dall'alto in basso. Se noi usiamo questa tramatura, per esempio il 500 grammi, la fibra che rinforza la struttura della nostra barca, che a noi interessa particolarmente, è solo 250 grammi. Questo è il biassiale. Il biassiale è incrociato a X, per cui forma una X continua con la fibra del legno. E basta un peso di 250 grammi per essere più forte anche di quello precedente. In questo incrocio abbiamo questa fibra che non ci serve. Questa è la sola che lavora. Nel biassiale abbiamo la X e lavorano tutte e due le fibre. La barca ora ha una struttura completamente nuova e diventata monolitica. Sono stati eliminati i difetti della precedente costruzione. Abbiamo una seconda pelle che è stata rinforzata le caratteristiche precedenti. Abbiamo una seconda pelle che eleva a potenza le caratteristiche precedenti.